Questo è lo spirito di un provvedimento che vuole rinsaldare al sud come al nord quella rete di sussidiarietà che è l'elemento specifico e qualificante di una società organizzata, capace di entrare nei processi di integrazione e sviluppo di un territorio e di tutto il Paese. Signora Presidente, da oggi parte una nuova storia. È una grande avventura per la migliore agricoltura del mondo e per dare dignità alla persona, qualunque sia il suo lavoro, imprenditore, bracciante e operaio. Grazie signora Presidente. La ringrazio, deputato Oliverio. Adesso ho un intervento a titolo personale del deputato Zaccagnini. Prego. Grazie Presidente. La legge che oggi approviamo è un provvedimento quanto mai necessario per contrastare il fenomeno del caporalato e in generale lo sfruttamento del lavoro in agricoltura. In particolare la responsabilità penale che si introduce e ricade sui soggetti rei del reclutamento irregolare e dello sfruttamento rafforza significativamente gli strumenti in campo per mettere in sicurezza il mondo dell'agroalimentare dalla minaccia dell'agromafia. Ma c'è ancora molto da fare, proprio perché il caporalato è un fenomeno fortemente radicato in determinati territori e correlato alle attività della criminalità organizzata. Anche dalla reale efficacia dei protocolli d'intesa fra enti locali, organizzazioni di categoria e ministeri in materia di trasporti, presidi sanitari e condizioni abitative dipenderà il cambiamento che si riuscirà ad imprimere alle condizioni materiali di migliaia di lavoratori. E anche qui è necessario responsabilizzare le aziende produttrici e trasformatrici. Così, altro elemento su cui lavorare è la facilitazione della regolarizzazione dei lavoratori migranti che contribuiscono alla crescita del settore agroalimentare. Di certo questa legge è un passo nella giusta direzione, è un passo dopo passo per una filiera più pulita e dichiaro il mio voto favorevole. La ringrazio. E allora c'era il relatore Miccoli che mi chiedeva di intervenire. Prego, relatore. Sì, Presidente, solo per ringraziare un po' tutti i protagonisti di questa importante giornata, forse una delle più belle giornate della storia del Parlamento, io credo, per ringraziare i ministri Martina, Orlando e Poletti, estensori del provvedimento, le tre commissioni, quella lavoro, quella giustizia e quella agricoltura con i relativi presidenti, gli uffici e i tecnici del Parlamento. E un particolare ringraziamento lo voglio fare alle opposizioni per il comportamento responsabile che hanno tenuto non solo in aula e in tutto questo iter parlamentare. Mi permetto di citare alcuni nomi, Presidente, un minuto solo. Sono i nomi delle vittime del caporalato, sono quei nomi che sono stati vittime dello sfruttamento, che sono morti sui campi, ma anche quelli che sono morti assassinati dal potere mafioso.